Buonasera a voi ragazzi, buonasera dai capelli intelligenti, siamo tornati. Sì. Ciao Lady. Ciao. Ragazzi, buonasera a tutti i nostri fan che ci seguono sulle nostre pagine, la nostra pagina, la migliore pagina per risolvere i problemi dei capelli. Ricordate, capelli intelligenti 3T Ionix, ci siamo. Tornata Lady Blu, era sparita. Lady, sei tornata? Era andata sulle montagne, non si sa. Ciao agli amici di Instagram. Bentornati, siamo qui in un luglio assolato. E oggi fa caldo, oggi sì. Vero? Ciao Rashid, come stai? Siamo in ripartenza, capito? C'è Rashid, Però te lo ricordi chi c'era? Il nostro, e lui si è perso, c'è stato... Chi è? Te lo ricordi? Biagio? Il mitico Biagio, ti stiamo... No, la Giannina numero uno, come stai Giannina? Dove sei? A sfoggiare la tua acconciatura bionda, capito? Vaporosa, E liscia. Ascolta, dove sei? Ciao Giannina. Allora ragazzi, che dire? Senti, bellissima donna, vai al mare, pensi di andare o a parte sei già abbronzata? Abbronzata? Quello è un altro discorso, va bene? Siamo in giardino. Ma lo so che sei una donna di, capito, dalle mille risorse, lo sappiamo, non è che... Però, capito, te poi sei la donna delle montagne. Te sei la donna delle montagne, va bene? Però anche lei... No! Che, si può vedere? No, mi hanno detto... Di che? No, Bellino? Ragazzi, guardate questo micetto, cos'è? Significa... Ma si può dire o no? Allora, via, racconti, facci sapere. Cioè, vogliamo... Siamo curiosi? Sei io il mio compagno, uguale. Oh, vedi? Lui è... Allora, siamo... Ciao, Dani! Amanti dei gatti, quindi principalmente doveva essere una cosa che riportava gatti. Però... Lui è amante del sole, quindi ci sono i raggi del sole. Fai vedere? No. Attenzione ragazzi, Ciao Dani, come stai in Svizzera? Le onde del mare. Dove sono? E io invece sono amante della montagna. Oh. Meraviglioso, meraviglioso. No, questo è bellissimo. Bello, però sembra un gattino. Sembra. Sì, perché siamo amanti dei gatti. Sì, però è venuto fuori proprio la tua descrizione. Fare noi un gatto che rappresenta che tutti i significati. Straordinario, straordinario. Ciao Dani, ma sei in vacanza? Ti saluta Dani. Ti saluta Dani. Insomma, allora ha fatto questo tatuaggio, questo è proprio ora di recente, post pandemia. No, ha fatto quest'inverno. Post pandemia. Ah, vabbè, no. Si è visto che ti c'hai le mani lunghe. Può essere. Dani, dove sei di bello? Mi hanno detto sei andato a... Dove sei andato? Sei andato sulla costiera, mi hanno detto. Sulla costiera. Ora un pochino. Ma appena. Quasi sulla costiera. Quindi allora è una cosa seria, insomma, questo con il tatuaggio che hai, la grande Lady Blu, e vai con le ventose, vai con il geo, Portofino, sentito? Portofino. Dani, sei sempre un numero uno, uno che va a Portofino a una certa classe. Direi un saluto agli amici di Instagram, oggi fa caldo, diteci se nelle vostre città fa caldo, possiamo costiera dal 31.7 al 15.8, ma te sei un fuori classe, puoi spendere, capito? Gli svizzeri ancora hanno il grano, capito Dani? E noi italiani che fra poco, capito? In Italia stiamo aspettando il recovery fund, O la fond. Vabbè, passiamo oltre, godiamoci i capelli intelligenti, che sono quelli che danno il sorriso a queste belle donne. Le donne più belle utilizzano e indossano i capelli intelligenti come fossero dei diamanti. Se c'è qualcuno, dimmi, fammelo salutare.
godiamoci la lunghezza, ma tu c'hai un micio significativo. Ti ha spiegato Lady? Sentito. Anche te Lady, sei stata su dove osano le aquile, no? Mi hanno detto. Dove sei andata? Dove osano le aquile? A 6.000 metri è andata, ha superato anche il direttore. Grande Lady Blu. Ha detto Dani, noi abbiamo i vacanze bonus, no, non è mia vero nulla. Dani, noi in Italia ci hanno lasciato da soli, capito? Anzi, ci dovete fare un pochino di colletta voi dalla Svizzera, è vero o no? Capito, noi ci sa John Wayne Conte, capito? Che va a fare lì. Bravo uomo, ti voglio bene, ma insomma. Quando va a chiedere, ascoltami, quando va a chiedere gli tocca pagare, quindi. Però impegno 10, ma insomma. Però non entriamo in politica, insomma, l'importante è l'Italia che riparte, vediamo un po'. Vediamo Lady Blu come si lancia sui capelli intelligenti, ragazzi. Ti sento osservata. Guarda, non ci fa una caso. Yeah. Allora, sappi che non so, sta già usando la maschera 3T, capelli intelligenti, creata. Partorita durante la pandemia, attenzione, perché se era, allora vorrei che tu lo usassi perché va a lavorare sui ponti di zolfo, quindi ricrea la struttura per i ponti ionici, quindi abbiamo una ricarica molto più a lungo, quindi la puoi miscelare insieme ai balsamo 3T, una noce di balsamo 3T e una noce di maschera 3T che sarebbe la sua ricostruzione, quindi va a lavorare. Sì, c'ha tre funzioni fondamentali. Allora, ricostruisce i ponti di zolfo, poi va a saldare nuovamente sulla peli lunghe le doppie punte, quindi anche sulla peli intelligenti, e va a fare una protezione del colore, diciamo, nel lungo periodo. Gli prendono a Mima. Ciao Sipontina, buonasera a voi collegati, siamo qui, è un orario così pomeridiano, sarebbe più orario del tè che del live, direttamente con i capelli intelligenti, però ci siamo, ve lo potete godere anche in diretta, Allora, una notizia da dietro le quinte, va bene, i capelli intelligenti si possono ricaricare anche in frigo. Per chi non lo sapesse, attenzione, quindi non dico di mettere la testa in frigo, ma insomma basta ci sia l'aria condizionata in un ambiente per ricaricare completamente i capelli intelligenti. Ciao Robert, il grande guerriero, godiamoci lo spettacolo dei capelli intelligenti, la tecnologia brevettata nel mondo che utilizza il sistema del GECO, no? Il sistema più sicuro al mondo, quindi che ti dà la garanzia proprio di avere fino a 80 kg di trazione, abbandonando più colli adesivi che ti danno problemi, solo problemi. Quindi, ciao Yunar, per quanto riguarda le alopecie totali, hanno questa sicurezza, ti dà questa sicurezza che potete poi provare, insomma, le nostre donne lo conoscano, quindi invito le persone che magari utilizzano un vecchio sistema di protesi con la colla o con gli adesivi a catapultarsi verso la nuova tecnologia che è la tecnologia del GECO, quindi la 3T ionici, capelli intelligenti, per provare proprio la tecnologia più sicura al mondo. Ciao Yunar, come stai? Il grande guerriero direttamente da Capranica. Vedi, oggi sei concentrato. Ciao Tina, how are you? Big distributor from Israel. Un saluto a Tina e il grande Miki. Jürgen è al lavoro Jürgen. Forse si collegherà. Ma oggi è un orario le 4, quindi sono le proprio più delle 4. È l'orario del tè, E noi invece siamo in live con Lady Blu, le nostre bellissime clienti. Ciao Valeria, ciao fantastici, regalate sorrisi a donne speciali. È vero Valeria, un bacio anche a te. Vi ringraziamo di seguirci in tantissimi, siete migliaia e ci date veramente la soddisfazione, proprio è l'entusiasmo di far conoscere sempre a più persone la tecnologia 3T Ionics, che è qualcosa di straordinario che cambia proprio la qualità della vita alle donne. E le donne più belle indossano, ricordiamoci, solo i capelli intelligenti, come si può indossare un diamante. Ciao Tina!
Non è dalle pennellate né di blu. Allora, quindi si diceva, no, qui la montagna è preferita al mare, vero? A me sì. Ma quest'anno? Quindi no. Salti quest'anno? Quest'anno i 3000 metri. Fai bene. Quest'anno è un anno di transizione, ragazzi. È sicurezza, distanziamento, ancora attenzione in questa fase 2 perché ne consegue dell'economia, ne va dell'economia nostra, ragazzi. Quindi un grande Dani, un saluto da Zurigo, ma lo so, la Svizzera, la bella Svizzera, l'amata Svizzera, è vero o no? Dove ci sono le caprette di Heidi, è vero o no? Erano lì, insomma, in grosso modo. Non erano proprio a Zurigo, ma... Dani, ma mi ha visto Peter lì su quegli altopiani? Destra, sì. Vediamo la bellezza dei capelli intelligenti, vedete voi, no? Quindi, voi che guardate i live, ormai sono conosciuto un po' in tutto il mondo, no? Ci hanno chiesto anche di farle in diretta, in inglese e in altre lingue, poi ci attrezzeremo, nelle prossime settimane. Vediamo, che ci vuole un'organizzazione magari un pochino più complessa, però... Lo faremo. E poi d'agosto mandate in Manchester? No, si chiude il 12 luglio, si chiude il 17, siamo qua. Ok. Un capello lungo meraviglioso, che colore è questo, Lady? Vediamo un po', se noi andiamo con i capelli intelligenti danno questo mielato, questi mieliato, Tricolor, questo è bellissimo il tricolor. Allora, una domanda, ecco, no, ora ancora, hai da lisciare? Devi lisciare? Ok, bene, andiamo a lisciare, vediamo l'effetto, meraviglioso. Poi ricordiamo nelle 24 ore, quindi i legami ionici quindi abbassano ancora quindi lo spessore, no? Che diventa praticamente a occhio nudo invisibile anche da vicino, no? Quindi vedete questi movimenti, questa è anche la naturalezza dei capelli intelligenti che hanno questo effetto. Ora andiamo a vedere questa lisciatura. Insomma, ci racconti qualcosa voi? Cioè, se una donna oggi mi dice sono belle, no, ma è sempre, no, non sono mai troppe le risposte giuste, perché oggi ci sono tante donne ancora, sono lì che ti stanno guardando, ma ti dicono, ma perché lo dovrei fare? Per essere più sicura di te. Oh, vedi, questa è una bella cosa. La sicurezza penso non abbia prezzo, per fare qualsiasi cosa. Io mi ricordo di una cliente che è venuta questo mese, venne da me 5 mesi fa, non è di qui della Toscana, è di fuori, no, quindi in altre regioni, che aveva mille paure perché non riusciva più a sentirsi a suo agio. Quindi in mezzo alle persone, se te fai un lavoro, no? Ma poi anche potresti anche lavorare in smart working, ma è uguale, ma se la mattina ti passi davanti allo specchio e non ti vedi, inconsciamente assumi delle posizioni mentali che non sono positive. Quindi lei, dopo un mese che portava i capelli intelligenti, mi ha mandato una bellissima email, quindi, dove mi spiegava quello che era successo. Praticamente la vita era cambiata in una maniera incredibile, non pensava neanche lei, perché io gli ho detto, guarda, non è che diventi più brava a fare le cose, ci metti quella sicurezza e a livello inconscio ti dà quella capacità di, no, dove non riuscivi prima, di superare gli ostacoli in maniera del tutto... inaspettata, perché comunque è l'atteggiamento che era cambiato, quindi è cambiato. Lei ha avuto addirittura una promozione al lavoro, quindi si è trovata in una, non ci avrebbe pensato, poi in una situazione come questa è incredibile. Però questo ognuno poi trova la sua, no? Poi nella vita sociale ha ricominciato a uscire come faceva prima, tanti anni fa, e si sta godendo questa ritrovata libertà, no? Perché i capelli intelligenti sono libertà di fare le cose che magari una donna nel pieno della sua bellezza, nel pieno della sua vita aveva rinunciato. Quindi questa penso sia la cosa più
più bella che possa succedere, no? Quindi un mezzo per ritrovare se stessi, no? Invece di andare in India, o in Tibet, no? Uno si può riprendere se stesso nei capelli intelligenti, questa è la cosa più intelligente da fare. Con capelli intelligenti. Allora, questo si può fare. È in diretta. Allora, guardiamoci le di blu che pennella, capelli intelligenti, vediamo. Questo è un tricolor, no? Però ricordate, vedete la bellezza dei capelli intelligenti, perché poi i capelli intelligenti hanno questa riflessatura naturale, perché hanno questo campo magnetico che li rende comunque, no? Sempre lucenti, sempre morbidi, sempre quindi idratati, e gli permette veramente proprio di interfacciarsi in maniera naturale con tutto quello che è l'utilizzo che ne fa la cliente. Allora, una cosa importante, no? Considerando che è una tecnologia brevettata, quindi anche i capelli, no? Quindi una cosa innovativa e differente è che non si usano normalmente, non si possono usare gli oli siliconici o gli oli minerali, quindi per i doppi punti, ok, perché non ce n'è bisogno e perché comunque non sono utili, perché i capelli intelligenti si idratano per conto proprio, quindi non hanno bisogno di additivi, hanno bisogno solo di interfacciarsi con l'aria. Quindi quando noi mettiamo sui capelli intelligenti un olio siliconico, quindi è come interrompere un contatto elettrico, e questo le nostre clienti lo sanno, quindi il mondo cambia in funzione di una tecnologia che sopravanza rispetto alle altre, no? Quindi non più prodotti che devono essere usati, no? Ma quindi i capelli intelligenti possono utilizzare solamente acqua e proteine per essere sempre al top, no? Sempre funzionanti, perché la tecnologia funziona così, e il calore aumenta questa capacità proprio di ionizzarsi, no? Vedete proprio i riflessi, no? I riflessi. Ricordate, questo è un biondo. C'è un telefono, ma ti lascia fare, è il tuo. Ma vedete la bellezza e la perfezione, no? Lady, allora, come si fonano? Dovresti spiegare a un collega, no? Quindi... Molto bene, hai cadenze di dei... Cioè, meglio di dei... È come acconciare, poi lo vedete, no? I capelli... vivi. Ormai chi ci segue, migliaia di ore di live, fanno vedere proprio la bellezza di questi capelli. Vedete, se voi ci fate caso, Lady Blue, quando fa l'acconciatura, no, non mette niente, nel senso, non è che spruzza, perché non c'è bisogno, quindi acqua e proteine, c'è un'acqua molecolare che si usa per i capelli intelligenti, quindi, e delle proteine alto peso molecolare, fine, perché servono per fare la ricarica, quindi per mantenere, va bene? Questo campo magnetico è sempre attivo. Quando poi si scarica, la cliente, va bene, lo può rigenerare, come dicevo prima, anche solamente con l'aria condizionata, no? Oddio, c'è chi andava in montagna, dove c'è più ossigeno, no? Quindi i capelli intelligenti si comportano un po' come sono in natura le piante, no? Quindi se metti una pianta in mezzo al bosco cresce meglio, se la metti davanti in mezzo alla città fa del bene, ma soffre per conto proprio, quindi proprio si comporta come fosse un organismo vivo.
Ricordiamo, vedete, l'Eddy Blue come tira, potrebbe tirare fino a 80 kg di trazione e ribaltare la cliente direttamente. Non lo faremo perché... Va bene, ci teniamo alla salute delle nostre belle clienti. Vedete poi come girano questi capelli, no? Insomma, l'Eddy Blue è un'artista, è una maestra in tutto questo. Ecco, la piega avviene in maniera naturale, rapida, senza intoppi. Ciao Marco, dice bella la Lady Blue. Saluto da Marco. Lady Blue è top, è stata dove osano le aquile, a Corvara, attenzione. La mitica Lady, una leggenda in questo settore, ragazzi. Senza bisogno di niente. Allora, finito Lady? Sì, finito. Quindi questa acconciatura come la definiresti? Molto semplice, in 2 minuti la fai, perché appunto c'è la bellezza del capello che fa la differenza. Ok, vedete, la tecnologia, la bellezza del capello, il senza colla, senza adesivi, questa è la migliore tecnologia, la più sicura, la tecnologia del GECO. Sentiamo la nostra bella cliente, perché tanto lei, le nostre donne sono le più belle. Io la porto. Che gli vuoi dire? Insomma, che gli vuoi dire? Fai te un saluto di qualcosa, poi noi, insomma... All'orario del tè ti si manda via, cioè, e no, ti si manda via. Che io gliela farei toccare. Non c'è i capelli. I capelli, attenzione, cioè, ragazzi, chi ci segue, siete in migliaia, ecco. Quindi, io gliele farei veramente sentire. No, ma sì, guarda, si vede proprio dal tuo sorriso mentre passi la mano, così vede, no, alla fine. Cioè, che sensazione, cioè alla fine sembra, infatti è riduttivo. È quando uno è soddisfatto. Marco dice molto bello il metodo 3T, sono molto belli anche, grazie Marco, le nostre clienti, perché effettivamente chi vuole, chi ci tiene alla bellezza, indossa capelli intelligenti 3T come diamanti. Eh sì. I diamanti come sono? Come dici, sono per sempre, no? Un saluto agli amici di Instagram, guardatela bella, bene, perché adesso la mandiamo via, attenzione, però vi potete, la bellezza è che sapete che vi potete riguardare tranquillamente i nostri live anche in differita, quindi potete tranquillamente finire quello che state facendo, stasera vi collegate alla pagina per intelligenti, premete il tasto play o su Instagram, no? Quindi sulla storia di Instagram, giusto? Certo. E poi anche sull'IGTV. E non vi perdete le puntate dei capelli intelligenti per vedere quindi le migliori soluzioni che utilizzano le donne più belle quando vogliono risolvere un problema di acconciatura di capelli, insomma. Va bene? Carmen ti dice bellissima. Che dice a Carmen? Grazie Carmen. Complimenti, le donne sono quelle migliori. È vero o no? È vero. A parte Biagio, c'è stato un momento, insomma, all'epoca, Biagio. E poi si è perso. Ora poi ormai grazie Carmen, la trovi bellissima come la troviamo noi, perché alla fine insomma c'ha il sorriso, vince da solo, poi i capelli e tutto il resto e via, quindi senti un salutino a tutte le donne, cioè che gli volevi dire? Carmen ti ha mandato un cuore, dice top. Grazie. top buone ferie a tutti. Oh. A chi le fa, perché ragazzi, godiamoci un po' le ferie, ha ragione, la nostra bella cliente. Prima esci del blu da un'altra volta. Dici c'è questa paura. Sono messi. Però ora bisogna anche 2 ore di sole, bisogna cercare di non pensare alle cose. No, anch'io, no, Dio. Poi quando calerà il sole, agosto, si starà a vedere. Starà a vedere. Va bene, l'importante è di godersi almeno per gli intelligenti. La salute e poi speriamo per la maggior parte delle persone, perché ferie anche da parte nostra, ma noi tanto siamo qui, Lila poi non la rivedrete per un po', quindi vi saluto adesso, va bene? Noi però saremo qui nei prossimi giorni, con i prossimi live, sempre a tenervi informati su quelle che sono le innovazioni sui capelli intelligenti 3T Ionix. Allora, un saluto alla nostra bellissima Ila.
Grazie. Va bene? Allora, arrivederci presto, riposati, perché insomma tanto... Sì, da marzo ci si riposa. Ok, un saluto agli amici di Instagram, continuate a seguirci, e un saluto a tutti i nostri fan di Facebook, continuate a seguirci, quindi il nostro canale Capelli Intelligenti, il miglior canale per la soluzione dei problemi dei capelli. Ciao a tutti e al prossimo live. Ciao! Ciao.